E siamo nel terzo capitolo. Gioini, scusate la voce, ma sono 2 giorni che sto malissimo, ho mal di gola, ho la tosse, non ho la febbre per fortuna, però insomma ho tutti i sintomi dell'influenza non avendo la febbre. Per questo motivo abbiamo ritardato a mettere su tutti gli episodi del titolo perché per i miei programmi sarebbero già dovuti essere su per tutti gli abbonati. Invece mi sono ammalata, non riuscivo a parlare. Adesso ho recuperato un pochino di voce per cui posso continuare la registrazione e portare a termine il gioco. Ovviamente non sto ancora bene, ho ancora parecchia tosse, per cui mi fermerò spesso, voi non lo vedrete perché taglierò ovviamente i pezzi e spesso avrò una caramella alla menta in bocca per riuscire a parlare meglio e per riuscire, per evitare di tossire troppo spesso e berrò anche spesso. Per cui scusatemi in anticipo se mi vedete con questa caramelletta in bocca, ma purtroppo questo è e spero di far uscire tutti gli episodi della serie entro fine settimana, almeno per tutti gli abbonati. Ora vediamo quello che riusciamo a fare se non mi peggiora la situazione. Detto questo, direi che è il caso di cominciare con il nostro terzo capitolo. Perfetto, cominciamo. Andiamo ad affrontare subito lui. Capocciata. Oh mamma mia. Dovrebbe, eccolo lì. Oh, andelicato, ma che si fa così? Mi hai preso. Questi sono molto lenti, non sono così difficili in realtà da affrontare. E potete tranquillamente affrontarli così. Cassa, ovviamente schivando. Pezzettini d'oro. Togliamo questo. E andiamo di qua. Stavo andando alla parte sbagliata, ovviamente. Quanto sono bellini, però. Questi sono fastidiosissimi, ma sono molto, molto carini. Mi piacciono un sacco a livello estetico. Io non mi ricordo se c'era un droppino o no. Possiamo andare avanti. E vediamo la nuova zona, che è tutta una zona innevata. Questo capitolo 3 sarà molto molto lungo, è più lungo del secondo capitolo e ci sono diverse cosette da fare, quindi preparatevi. Allora, volendo, possiamo o forgiare il bastone del saggio ratto, oppure potremmo anche andare a forgiare questo. E ci vado ad aumentare anche tutti gli attacchi della posa del pilastro, effettivamente. Io aspetterei però un attimo, che altro per sicurezza. Andiamo a vedere un attimino le armature. Abbiamo vesti da guerra ocra, scusate, e vambracci ocra, e abbiamo gli schienieri ocra, quindi sono 3 pezzi di questo set che ci danno il diversivo e le copie si celano nel vento giallo, ottenendo una significativa riduzione dei danni. Per cui, se usate duplicazione, questo set è molto molto utile, ci aumenta un sacco la difesa, però non andiamo a craftarlo ora per una questione comunque di materiali. Questo è il negozio, ci andiamo ad acquistare questi 4 perché così possiamo andare a potenziarci ancora di più. E io direi di comprarci anche questi, che ce frega, tanto siamo pieni di pezzetti. Io foglie di ferro fredde e sabbia ferrosa raffinata la acquisterei. Per il resto direi che va bene così, anzi potremmo pure vendere tutto. Vedete, non ne abbiamo pochi, abbiamo
spendiamo un sacco di volontà, un sacco di soldi, per cui insomma ci frega, poi andiamo anche a vendere. Quindi ora ci spostiamo e andiamo nel sotterraneo e ci andiamo a potenziare. Fondamentale questa cosa. I caricamenti sono di una lunghezza imbarazzante. Veramente. Perché ho reagito qui? Sa. Andiamo a parlare con lui e ci potenziamo un altro po'. Ciccio. Sì, c'è nel negozio di crucca. Ah, beh, sì, volendo possiamo prendere il decotto tonificante. E direi di sì, lo acquistiamo e andiamo a crearci una medicina, un paio, anzi, possiamo farne in realtà. Poi dipende da cosa facciamo, perché per quanto riguarda il mana ne potremmo fare 4. Per quanto riguarda la salute ne possiamo fare 2 e il vigore. E il vigore, quindi io direi di. Peccato che non ne abbiamo uno in più. Mannaia, interessava fare un po' tutto, ma ci torniamo. Io direi di stare fermi così per quanto riguarda gli HP. Li prendiamo più avanti. Io prenderei un paio di vigore e poi prendiamo un paio di mana. Oppure prendiamo tutto vigore quasi quasi. Perché di mana non ne abbiamo neanche poco in realtà. Sono molto combattuta, molto combattuta. Vai, prendiamo un altro paio di vigore. Portiamo su al massimo questo e dopo ci pensiamo al mana. Direi che è meglio. Perfetto. Ottimo così. Ora possiamo tornare nel terzo capitolo. Benissimo. Allora, qui ci prendiamo questo droppino. E abbiamo un altro di qua. E ne abbiamo un altro qua. Lo stava. Sì. Eccolo qui. E con calma però, cioè non è che devi fare lo sbroccato. Vedete, comunque facciamo abbastanza danni qui. Siamo proprio ridotti male da dover per forza di cose craftare armi più potenti, almeno per il momento. Temo ovviamente a tutti. Cioè, alla fine li sciogliamo veramente i mob. Ah, fate attenzione a loro che quando muoiono vi danno un ultimo colpo. E insomma, un po' fastidiosi. Picchiamo tutti, quindi faccio tutto il giro. Vabbè. Male, 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 male. Assorbiamo. Sonda. Un droppino. Ora qui. Sfascio tutto, eh. Sono un po' fissata. Mega prendo, ok. L'abbiamo fatta. Guardate lì, facciamo veramente tanto tanto danno. Non è che devi volare di sotto, eh. Per fortuna. E qui abbiamo il primo boss del terzo capitolo. La scimmietta qua. Che
capo macaco, dico. Se mi viene da tossire qui, scusate, leverò l'audio. Oddio, mi sono distratta. Leverò solo l'audio. Nel caso, abbiate pazienza, che non mi va di tagliare pezzi di boss fight solo perché ho i polmoni distrutti. Ma perché non hai preso? Non mi capisco. Perfetto, lui è una certa scompare, ma abbiamo preso un bel po' di soldoni. Non vi preoccupate, è tutto normale, possiamo andare avanti. A pensare a qualche droppino, ma mi sembra proprio. Ah, di qua c'era una cassa, di qua era qualcosa che mi sconvinverava. Foglie fredde tornano molto utili per craftare cose. E corri come moscio. E qui dobbiamo affrontare quello brutto e cattivo. Se non sbaglio troviamo anche uno spirito. Un secondo però. Ok, mi sono ripresa. Mamma mia, brutto brutto così, molto molto brutto. Mia, one shot del picciolo in volo. Oh, piano, di sabbono, mo non è che devi rilassare. Relax. E che ci lasciava lo spirito? È poco più avanti lo spirito. Vabbè. Qui abbiamo... Ah, è dall'altra parte la cassa, allora. Mi confondo perché la zona è praticamente uguale. Sì. E soprattutto perché essendo un po' malaticcia, già sono rimbambita normale. Figuratevi se sto un po' malata. Come si può intrecciare il mio cervello? Male si può intrecciare. Qui abbiamo Bubusette. Ma lo so sempre. Sono una banana. Lo so, e nonostante tutto mi faccio colpire. Non c'è modo. E metti di giù. Aio. Mazza che botta. La sono presa un po' scialla perché è così. Sapevo che non faceva tutto sto danno, però potevo affrontarla meglio, ecco. Quella là. Ok, prima di scendere andiamo di qua. È di qua la zona, vedete, alla fine è la stessa cosa. Quindi mi sono confusa. Giù c'è una cassa. Sacco dei nemici. Riusciamo a farli fuori prima di triggerare lui. Ma manco per il ceppo. Vieni qui, Giorgio. Tu sarai Giorgio. Non mi hai preso. No, sul tronco. Ma perché queste posizioni strambe? Ecco.
Naya mi doveva interrompere combo. Rimaccia tua e di chi non te lo dice. Vabbè, qualcun altro. Mo li evoco anch'io. Mi piace fare i furbi. Cos'è? Perché non funziona mai questa schifezza di spirito? Non lo spiegate? Ma mai, eh? Ecco, adesso funziona. Almeno l'avevo preso lui, dai. Terribile come hanno deciso di impostare i tasti per gli spiriti. È qualcosa di imbarazzante. Allora, facciamo così. Fummi. È che sei morto. Oh no. La fai a bere una fiasca o poi l'invito? Non riesco a colpirlo. Ma è imbarazzante sta roba. Ma che è? Un colpo ti serviva. Prendiamo lo spirito. Ho preso una marea di pizzettoni, eh. Però abbiate pazienza. Ci sta. Abbiamo un droppino. Eccolo qui. A volte non mi ricordavo fosse un nemico nascosto. Perfetto, droppino preso. Qui abbiamo una cassa. Altro oro. Credo a non farci mancare nulla. E poi possiamo scendere. Scendiamo di qua. E dai che mi fai scendere. Sono sempre scesa. Che cos'è? Un'altra cassa. Altra cassa qui. E c'è della sabbia ferrosa raffinata, quindi apritela assolutamente. E dovremmo andare di là prima, perché sennò poi si attiva la cazzi. Si stanno a pregare al freddo, a petto nudo, come ve va? Molto molto devoti. Soldoni. Qui prendiamo il droppino di loto e direi che abbiamo preso tutto qui. Oh, nel caso mi sono scordata qualcosa, torniamo indietro, ma mi pare che abbiamo preso tutto. Dovrebbe esserci nient'altro, a parte qualche droppino in giro. Va bene, ce lo prendiamo. Qui dovrebbe essere chiuso, infatti. E non mi pare ci sia altro qui in zona. Qua non ci fa neanche andare, perfetto. Dovremmo essere a posto. Siamo su e ora si attiverà la cutscene. E diventiamo un pipistrello. Sostanzialmente ci troviamo direttamente dall'altra parte, giovani.
Bene, una volta arrivati qui possiamo attivare il nostro santuario e adesso ci teletrasportiamo perché a breve sarà una boss fight e quindi andiamo a potenziare la nostra fiaschetta sostanzialmente. Per cui viaggiamo montagne del vento nero e andiamo all'acquitrino della foschia bianca. Perfetto, arrivati qui andiamo dal nostro vendor. Ormai sapete dov'è, quindi volendo vi posso anche tagliare il percorso. Vabbè, ormai siamo già arrivati, però magari la prossima volta ci vediamo direttamente da lui, così famo prima. Tanto ormai siete esperti, lo sapete. Parliamo, andiamo nel negozio e andiamo ad acquistare cose. Possiamo acquistare il fiasco di loto di Giada e lo compriamo. Possiamo comprare il verme del vino risvegliato e lo andiamo a comprare. Possiamo prendere il rampicante fragrante di Luoia e lo andiamo a comprare. Qui, se volete, c'è il corno del fulmine. Usare il fiasco aumenta discretamente la resistenza alla bruciatura per un breve periodo. Io lo acquisto perché voglio tutto, ovviamente. Dopodiché andiamo a potenziare la fiaschetta. Volendo, possiamo potenziare questa, ma tenete presente che questo ci servirà per un trofeo, quindi potenziate questo qui, il vecchio fiasco. Andiamo a potenziare. Io credo. No, no, non mi sono persa nulla, direi a questo punto. Lo portiamo su e abbiamo fiasco medicinale del saggio. E poi, ovviamente, continueremo a portarlo su perché è legato appunto a un trofeo. Per cui vi suggerisco di utilizzare questo qui e di potenziare questo qui. Dopodiché andiamo a vedere il potenziamento per la bevanda. Ovviamente ci andiamo a potenziare vino di cocco invecchiato di 3 anni perché abbiamo già iniziato a potenziare questo, però se voi state utilizzando questo qui, vedete un po' voi, io suggerisco sempre questo, ecco. Lo andiamo a potenziare e lo potenziamo un'altra volta. Ecco, bellissimo. Ma il fatto che cambia la forma degli oggetti quando viene potenziata mi piace tantissimo, è proprio quell'attenzione ai dettagli che mi fa impazzire. Comunque adesso abbiamo sbloccato 2 slot, vedete? Quindi ora possiamo andare a mettere 2 cose all'interno del nostro bibitone. Corno del fulmine. Cioè, vabbè, pure io però. Quando prima ho detto resistenza alla bruciatura, no, in realtà è resistenza alla folgorazione. Il problema è che la traduzione è sbagliata perché è il corno del fulmine, quindi ci dà protezione al fulmine, non alla bruciatura. Lo andiamo ad equipaggiare perché adesso andiamo ad affrontare un boss che ci farà notevoli danni da fulmine, quindi in questo modo mettiamo le mani avanti. E qui abbiamo la riduzione dei danni. Volendo potete usare anche il teschio di capra. Ogni volta che lo utilizzate vi aumenta la barra degli HP, magari ve lo faccio vedere al volo così vi è tutto più chiaro. E stai buono, ci. Ok, bevi, vedete? Tacchettina su, ancora, tacchettina su, di nuovo e basta perché fino a 3 utilizzi. Andiamo a sostituire il fiasco perché io ora sto utilizzando quello del pre-order, ma ovviamente siamo andati a potenziare la nostra fiaschetta. Per cui vado a metterla, che era questa qui, esatto, perché abbiamo 7 sorsi, quindi vado ad equipaggiare effettivamente questa qui. Insomma, vedete voi, se volete mettere il teschio di capra, potete metterlo e vi aumenta appunto la barra degli HP quando vi cura, oppure semplicemente andiamo a mettere qualcos'altro e lasciamo la riduzione dei danni che ci fa parecchio comodo, devo dire la verità. Quindi direi che possiamo tornare tranquillamente indietro, per cui viaggio veloce. Ovviamente, giovani, una volta tornati all'altare, teletrasportatevi qui dove stavamo prima e andiamo a esplorare quest'area qui prima di andare a fare il boss. Così andiamo a mettere anche quel punticino abilità che abbiamo sbloccato. Mi pare siano un paio. Touch. Passo maledetto piccione. Qua. Dovremmo avere le pere celestiali qui in zona. Ah, esatto, quell'alberello. Prendere. Vai. Ovviamente noi picchiamo tutti.
sempre perché così prendiamo dell'esperienza e non sentiamo il bisogno di fermarci a farmare. Proprio un maledetto. C'erano troppi. Possiamo andare dall'altro lato. Abbiamo un punto di meditazione e lo andiamo a sfruttare. Ah, ecco qui. Ne abbiamo quattro addirittura delle bestie. Ora, questi qui partirei un attimo da dietro perché se ci attaccano tutti diventano aggressivi. Scusate, ma un po' di tosse. Direi che sto un attimo zitta, sennò mi devo rifermare. Ci hanno dato l'oggetto, perlina gemmata. Ora vi spiego tutto, la stessa cosa della liquirizia, solo che è con i mob, per intenderci, quindi a furia di uccidere questi mob, anche per questo li ho uccisi tutti, uno di loro vi dropperà quell'oggetto che avete visto, la perlina gemmata, che... Eccolo qui, aumenta discretamente la probabilità di colpo critico nello stato di brinato, per cui insomma è un oggettino che potrebbe tornarci utile, per cui fateli fuori tutti finché non vi droppa quell'oggetto lì. Qui apriamo ovviamente la cassa, ottimo, un altro nucleo. E ora direi che possiamo, ma in teoria potremmo andare direttamente ad affrontare il boss. Magari vado a prendere una caramellina e andiamo ad affrontare il boss, perché altrimenti rischio di dire, manca un pezzettino. C'è neanche bisogno che ci riposiamo. Vai, andiamo a fare il boss. Caramella prima, che sennò mi sento male. Perfetto, giovani. Allora, direi di mettere prima i nostri punti, che effettivamente non abbiamo messo nulla. Ora, io direi di andare ad attivare questo. Penso ne metterò due, ci farà molto comodo. Andiamo poi ad attivare questo. E andiamo ad attivare anche questo qui. Direi a posto. E possiamo andare ad affrontare il boss. Ovviamente, come al solito, vi taglio la cutscene, perché adesso ci sarà una cutscene. Eccoci. E mamma mia, per prenderti, ciccio. E' qua. Ferma. Che ci servi. Detta. Qui colpiamo ovviamente la coda e giù. Aspetta, dai, però colpisci. Ma che modi so. Ma
Attenzione al fulmine. Cerchiamo di schivare quanto più possibile. Ecco. Le ultime parole famose, eh? Da brasso, giro. Naya, ma smetti di muoverti. Qui tocca fare molta attenzione. Via, 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 via. È un po' lento. Un pochino lento, eh. Ora qui dobbiamo schivare fulmini e aspettare che torni giù la maledetta. Bellissimo questo drago, bellissima la boss fight. Mi è piaciuto veramente un sacco, mi piace un sacco. Ho schivato troppo prima. Male, male. Molto male. Ho sbagliato. E vabbè. Non pensavo di stordirla, invece l'abbiamo stordita. Detti colpi si possono comunque schivare abbastanza facilmente. E dai, Ana, botta. Fai così. Oh. E direi che dovrebbe essere morta, ma non ne va a sapere, demori. Signo! Bottarella gli mancava. Come avete potuto vedere, arrivare a questo livello, a questo boss, quindi uccidendo semplicemente tutti i nemici, senza farmare alcunché, ci rende effettivamente capaci a batterlo in maniera molto molto semplice. Ci siamo potenziati in maniera tale da poter appunto sfruttare tutto quello che avevamo trovato e in questo modo lo battiamo. Semplicemente. Ora ci troviamo qui nelle prigioni, sostanzialmente, e prima di fare qualsiasi altra cosa, andiamo a sbloccare il come si chiama? L'altare, scusate, ma sto veramente uno schifo. Mi sa che ci attaccano, esatto. Questi li picchiamo, magari. Anche se ci dovremmo muovere. Ma non importa. Laggiù abbiamo l'altare. Ecco, ora, questi tizi che compaiono vanno uccisi. Li dobbiamo uccidere tutti. Quindi, visto che ci siamo, ci si prova. Solo che c'è sto tizio che ci scassa il wallerone. E fai così. Tagli una botta a tutti. Ok. Che bello avere la stamina. Ok. Vediamo se riusciamo a far fuori questo qui. Bocciata, tattica. Perfetto. Muori. Non fare così. Eccolo. Via. E via. Oh, vai su. Ciccio! Madonna, quando si blocca, che fastidio. Scusate, ma mi fa sbroccare. E ne abbiamo fatto fuori due di questo piano, quindi già questa è tanta tanta roba. Dovete riuscire a farli fuori questi due in qualche modo. Se volete, prima sbloccate l'altare e dopo provate. Aspettate che
ti ritriggeri questa situazione perché va a tempo ogni tot, entreremo in questo mondo tipo ombroso e loro spawneranno. Quindi cercate di ucciderli tutti e due. Se non ricordo male, ce ne sono circa 9, 7, 9, più o meno, insomma, meno di 10, e li dovremo uccidere tutti. Ora viaggiamo. E torniamo un attimino indietro perché dobbiamo andare a prendere una cosa che abbiamo lasciato. Quindi torniamo qui al lago specchio. Arrivati qui e andiamo a forgiare l'arma di cui vi parlavo, ma prima andiamo a vendere cose perché ci mancano, almeno a me mancano, devo arrivare a 21.000 volontà e ne ho 14.000, per cui se li vendo tutti prendo, dici, ma io vendo tutto quanto, a me che me ne frega? Via, ci teniamo solo questo qui. A posto. E possiamo andare a forgiare l'arma che vi ho detto prima. Questa qui, bastone di Kang Jin. Perché non vi ho fatto craftare questa, anche se utilizziamo la posa del pilastro molto di più? Perché dopo ci mancava la sabbia ferrosa raffinata. Perché ne abbiamo 6 di 4 e anche di qua ci serviranno 4 pezzi di sabbia ferrosa raffinata. E dal momento che questo bastone fa un sacco di danni, anche perché oltre alla probabilità di colpo critico più alta, ha pioggia punitiva che infligge danni da folgorazione al nemico anziché in un'area, fa uno sfacelo di danni. Per cui tra i due andiamo a craftare questo, anche se io utilizzo molto di più la posa del pilastro, ma non importa. Ci craftiamo questo perché è davvero molto molto utile, ci possiamo prendere anche la libertà di cambiare build. L'andiamo ad equipaggiare e adesso sì, facciamo abbastanza danno, direi, e non è assolutamente male. Ora, da qui vi velocizzo il percorso, seguite semplicemente il percorso che faccio io, ve lo velocizzo semplicemente perché è tutto dritto e non avrebbe senso, tacci tua, lasciarvi un pezzo dove praticamente non riesco a parlare proprio perché sennò mi viene la tosse, per cui vi velocizzo il pezzetto, è tutto dritto. Vi mettete qui e correte, non ve lo velocizzo da non capirci nulla, ma lo velocizziamo un pochino. Ed eccolo qui, baffo di Long domato, lo possiamo mettere nella nostra fiaschetta se vogliamo. Quindi ora viaggio veloce e torniamo indietro. Eccoci qui, vi faccio vedere quello che abbiamo appena preso. Eccolo qui, usare il fiasco aumenta discretamente la durata della magia paralisi successiva per un breve periodo. Io direi che visto che noi paralisi lo usiamo tanto, ce lo andiamo ad equipaggiare perché ci piace particolarmente. Ora, viaggio veloce, nuovo occidente, andiamo nel regno della pagoda.